domande ne abbiamo? Qui c'è Piro che andiamo in salita! Allora prenderai uno di questi, che è misto, una noce, e questo ci sono dei... Olio salato. Questi sono tutti salati, mi sa. Pistacchi eccoli. No, ma sono salati quelli. Tostati. Ah. Non salati. No, non salati. Ecco. Naccardi, eccoli qua. Naturali. Le amate mele verdi. Mangio mele verdi come se non ci fosse. Se ne prendo due, eh? Se ne prendo due, sono troppe? No, no, questi chiama, eh? Costano quasi 3 euro. Andiamo di queste? Qui ci serve qualcosa là, no? Parate così, ci interessa, no? Eccole via, guarda. Vediamo uno? Un cassolo? Quello dei funghi. E questi gli spinaci che erano buoni. C'era solo... Ah, perfetto. C'era solo la pagnotta di mais. Sì, ho ripreso quelli. Ah, perfetto. Questo zero grosso delta quanto vuol dire? Un chilo 8,60 euro, questo 4,58 euro. Mamma mia, chicken dippers buoni questi, coffee and ice cream. No, bellissimo, già di peppa fake. Voglio. No, ci sono pure gli yakitori Japanese style. Li abbiamo mangiati veramente originali in Giappone, buonissimi. Questi li abbiamo mangiati con gli ari sulla pizza. Ah, questi nel freezer ci stanno forse, quindi possiamo fare uno e uno. Pizza auguri, pizza Gennari non c'è. Ah, questi sono buoni però. Cazzo, sono di BBQ flavor. Perché questi sono buoni. Piacere di mais, però di più cazzo sono troppo indigesto. Pure questo. Questo si è fatto un periodo che ci ammazzavamo di effetto di questo. Quello è il specchio che vuole Andrea. Sì, di corsa a mettere i frigorati dentro. Di corsa che non è una corsa perché.
Ragazzi, eccoci, siamo arrivati in zona Capoltano dove inizia la ciclabile. Ci siamo resi conto che la zona è molto più turistica di quello che ci aspettavamo. Ci sono villette e sono insediamenti turistici un po' dappertutto. Facciamo questo chilometro e mezzo di questa ciclabile, penso che di più non sia, e andiamo a vedere il capo. Oggi è una giornata veramente calda, c'è un vento bollente, sembra quasi scirocco anche se non è. E ci siamo fermati, come avete visto prima, a fare un po' di spesa da Lidl. Abbiamo visto che qui dietro di noi c'era il paese di Porto Scuso, c'è di tutto, Eurospin, Conad, super ovviamente super servita. Però per stasera dovremmo essere a posto, per i prossimi giorni dovremmo essere a posto. Vediamo se andare a dormire probabilmente a Sant'Antioco, perché nella nostra testa c'era l'ipotesi di fermarsi in questa zona, ma non so, adesso magari diamo un'occhiata meglio, ma forse non è proprio la zona che fa per noi, tra virgolette. Quella che vedete qui è l'isola di San Pietro, credo e presumo, perché Sant'Antioco rimane di là. Comunque i chilometri visti da Google non sono 1,5 km, ma sono un po' più di 2 all'andata e un po' più di 2 al ritorno, quindi sono un po' di più, che sono niente perché è pochissimo, però con questi 38 gradi diciamo che forse potrebbero pesarci un po' di più. C'è pure la discreta salita. Sì, perché fa queste serpentine. La vista è bellissima, la vista è bella. E pensavamo che è veramente bella anche da fare con un longboard, con i pattini. Beh, interessante. Questi 3 giorni che ci siamo presi di vacanza, che poi 3 giorni, no, perché oggi siamo a domenica ed è pomeriggio, abbiamo preso venerdì, sabato e oggi è stamattina, quindi diciamo 2 giornate e mezzo. Non è che non abbiamo fatto nulla, anzi, per andare in spiaggia ci siamo fatti tipo... Per isolarci. Sì, per isolarci, per non stare in mezzo alla gente, ci siamo fatti tipo 1,5 km all'andata, 1,5 km al ritorno, fatti più volte durante il giorno perché tornavamo in camper a mangiare, quindi insomma è questo. Dove c'erano percorsi c'è il percorso ovviamente sulla sabbia, il mare, le dune, le rocce e vabbè. Workout in spiaggia, perché ovviamente non ci siamo fatti mancare workout in spiaggia, e bagni a profusione. Proprio... E abbiamo perso tipo 7 kg. Sì, esatto, quindi siamo un po' asciuttini. E quindi adesso, per non farci mancare niente, anche questi bei 4 km con 38 gradi. Ma non ci lamentiamo. E tra l'altro ci eravamo anche già docciati, sì, prima di partire, e quindi adesso siamo risudati un'altra volta puzzolenti, ma stasera andremo a letto così perché un'altra doccia non ce la possiamo permettere. È fatta con sta luce, eh? Stavamo constatando come questa ciclabile molto bella, bellissima, complimenti a chi ha avuto l'idea, perché comunque insomma è sempre un bel modo anche per vivere la costa, far vivere la costa anche alle persone, insomma, così, che hanno meno voglia di andare all'esplorazione, verso l'incognito, verso l'ignoto. Però insomma è un po' impegnativa, perché comunque da là giù, che sono circa 300 metri, a lassù, che ce ne saranno altri 150, è tutta un falso piano, ma è una salita abbastanza impiccata. Non è... A piedi è fattibilissima. In bici, secondo me, insomma, devi avere... Secondo me in bici devi avere un po' di gamba. Diciamo che non tutti la possono affrontare così, a mente fredda. Soprattutto con sto caldo. Poi magari è bellissima, anzi sicuramente sarà molto più bella da farla d'inverno. Però... Sullo sfondo un mega yottone con una festa a bordo, credo. Noi siamo circa neanche a metà, credo. Però dopo questa collinetta si dovrebbe iniziare a scorgere il capo, credo. Stavamo pensando che in questi giorni, visto che siamo da queste parti, Sant'Antioco, zona che già abbiamo fatto, però siamo stati a Carloforte anche, ma non con il camper, ci piacerebbe provare quest'anno ad andare col camper. Se bisogna sempre valutare la quantità di gente che c'è, perché ovviamente siamo ormai fine luglio, quindi il problema è che una volta che sei di là
sei di là, non è che torni indietro il giorno stesso, o meglio, sarebbe meglio di no. Vediamo, valutiamo in questi giorni. Tanto la salita è quasi finita. Vabbè, sul picco alla fine c'era la fine della ciclabile, niente di più, niente di meno. Vabbè, bella, però boh, cioè se vieni con la bici ci impieghi un minuto e mezzo a farla. Vabbè, ma dai, in bici, cioè nel senso, se sei un po' allenato, se sei un po' allenato praticamente c'è una ciclabile abbastanza inutile, cioè venirsi a fare un giro in bici qua è, allunghi tanto, una mezz'ora. Ci sono però dei, si può proseguire mi sa qua, che c'è lo sterrato. Penso ci siano dei sentieri che vanno qui nella zona di bunker. Ah, Villa Marina. Ma che bello qua, ci sono tutti i sentieri pure qua. Tante, cioè Villa Marina, Isola dei Ratti. Questo portabici è bellissimo in pietra. Tutte queste panche sono molto belle. E qui ci sono i bunker. Uno, due, ce n'è un altro là sotto, tre. Che, ah, qui c'è un altro sentiero che si inerpica. Boh, avendo un po' più di energia, un po' meno caldo e un po' più di voglia, sarebbe fare un piccolo trekking qua sul capo. Sì, ci vorrebbero 10 gradi in meno. Adesso è un po', ancora un po' proibitivo, sono quasi le 7 ma fa ancora un caldo terrificante. Nel frattempo, madonna. Porca miseria, ma che cazzo è? Sembra una nave adagiata, invece è un pezzo di roccia, un muro di roccia. Stranissimo per come... Ma comunque c'è mistero. Quindi Gitarella Capoltano finita. Bello, ma da scoprire in un altro momento. Adesso fa veramente troppo caldo. Torniamo da Caramas, ci rimettiamo in strada, andiamo a cercare verso Sant'Antioco uno spottino per la notte, sperando che la notte sia fresca come lo è stata in queste sere che abbiamo dormito veramente da Dio, nonostante di giorno facesse caldo ma non troppo. La notte veramente c'era una temperatura spettacolare da copertina, proprio 20 gradi 20 21 gradi. Bellissimo. Fantastico. Credo che stanotte sarà più caldo. Qui dalla route 66 di Porto Scuso è tutto per ora. Ci vediamo dopo. Siamo quasi arrivati a Sant'Antioco. Ci siamo ricordati che la prima volta che siamo venuti qui erano ben 14 anni fa. Ben 14 anni fa. Ovviamente senza camper, eravamo in macchina e abbiamo fatto un giro della Sardegna veloce perché avevamo soltanto 10 giorni, insomma, classici estivi, però. 300 metri, svolta a sinistra e prendi via E, d'Arborea. Mazza, quanto è alto questo.